Fai pressione su questi due punti e dimagrirai entro un mese. Quasi tutti i metodi dimagranti richiedono un bel po' di tempo e fatica. Premendo questi due punti perderai peso nel giro di un mese. Ora però puoi prendere una scorciatoia. La digitopressione è un metodo sicuro, naturale ed efficace che non solo ti darà benessere, ma spingerà il tuo metabolismo a perdere quei chiletti di troppo. Tra un paio di minuti scoprirai quali sono i punti sul tuo corpo che bisogna stimolare per dimagrire un po'. Prima però clicca sul tasto iscriviti e abilita le notifiche per sederti in prima fila con noi dal lato positivo della vita. Secondo la medicina tradizionale cinese si può accelerare il processo di dimagrimento espellendo i liquidi e il calore in eccesso dall'organismo. Attenzione però a non prendere alla lettera queste parole. Espellere il calore e i liquidi significa soltanto che andando a stimolare certi punti si riequilibreranno le energie che regolano il metabolismo. Oltre a questo, la digitopressione ti darà gran beneficio al sistema digerente. Il punto di pressione sul tuo prolabio. Uno dei principali punti di digitopressione capaci di farti perdere peso è il GV26. Eh già, ciascuno di questi punti ha il suo nome. Si trova appena sopra il labbro superiore e sotto il naso, quel piccolo solco chiamato prolabio che divide il tuo labbro superiore dal naso. Fai pressione su questo punto due volte al giorno. Non premere troppo forte e non premere per più di 5 minuti per volta. Questo esercizio ti aiuterà a tenere sotto controllo la fame e l'appetito. Punto di pressione sul gomito. Il secondo punto di digitopressione che ti aiuterà a dimagrire si trova sul tuo gomito. Si chiama LI11. Si tratta di un punto molto importante, connesso anche con l'intestino. Il punto è situato nella parte interna della piega del tuo gomito, vicino però alla faccia esterna del gomito. Andando a massaggiare questo punto, stimolerai le tue funzioni intestinali e rimuoverai i liquidi in eccesso dal tuo organismo. Usando il pollice, applica una pressione né troppo lieve né troppo forte su questo punto. Premi per 1 o 2 minuti ogni giorno. Vedrai che così facendo raggiungerai dei risultati sorprendenti. Andando a premere questi due punti, stimolerai l'energia nel tuo corpo, il che avrà un'influenza positiva su tutti quei processi che altrimenti possono causare obesità. Accelererai il metabolismo, ridurrai il tuo livello di stress e sentirai meno appetito. Questo tipo di massaggio è inoltre efficace sulle zone del cervello che regolano lo stimolo della fame. Secondo la medicina tradizionale cinese, a causare obesità è uno sbilanciamento dei processi nell'organismo. Questo squilibrio viene causato soprattutto da problemi con la milza, il fegato, la tiroide, il sistema endocrino e i reni. Ecco perché la digitopressione agisce sui punti connessi con i suddetti organi. Oltre ai due punti di pressione principali che abbiamo visto, ce ne sono diversi altri che aiuteranno a perdere peso ugualmente. Il punto di pressione sotto il tuo ombelico. Questo punto si trova su per giù 2,5 cm sotto il tuo ombelico. Massaggia questo punto su e giù per 1 o 2 minuti, 2 volte al giorno. Il miglior modo per farlo è usare il dito indice e il medio. Questo metodo ti aiuterà a digerire meglio. Inoltre risolverà ogni tuo eventuale problema di costipazione e stitichezza. Togliere di mezzo questo problema è una via sicura verso il dimagrimento. I punti di pressione sotto al costato. Questi punti sono detti anche punti del dolore addominale. Si trovano leggermente sotto la cassa toracica. Traccia una linea immaginaria a partire dai lobi delle tue orecchie in giù ed ecco fatto. Premi su questi punti con l'indice e con il medio di ciascuna mano simultaneamente. Questo ti aiuterà in caso di indigestioni, dolori intercostali, ulcere o disturbi dell'appetito. Per perdere peso velocemente, massaggia questi punti premendo per circa 5 minuti ogni giorno. Il punto di pressione sulla caviglia. Puoi localizzare questo punto dal lato interno della gamba, un po' sopra la tua caviglia. Usa i tuoi pollici per applicare la digitopressione. Bisogna premere questo punto per circa 1 minuto, 1 minuto e mezzo, e poi rilasciare lentamente. Cerca di fare questo esercizio ogni giorno. Presto noterai che il tuo sistema digerente è diventato più stabile e forte e funziona molto più regolarmente. Il punto di pressione sul ginocchio. Questo punto si trova circa 5 cm sotto la rotula. Si trova leggermente fuori asse, lungo la tua gamba, verso il lato esterno. Cerca di flettere il piede su e giù. Per individuare il punto corretto, dovrai sentire sotto il tuo dito dei muscoli che si contraggono. Per perdere i tuoi chili di troppo, premi su questo punto per 1 o 2 minuti al giorno, usando il tuo dito indice. Con questo metodo aiuterai i tuoi organi digerenti a funzionare regolarmente. Migliorerà la tua digestione, il tuo stomaco sarà in buona salute e fornirai al tuo sangue tutto il nutrimento necessario.
il punto di pressione sull'orecchio. Per trovare questo punto, devi posizionare il tuo pollice proprio di fronte al tuo orecchio, vicino a quel piccolo lembo di pelle triangolare. Sarà meglio usare il pollice, perché puoi massaggiare un'area più vasta e stimolare non uno, ma ben tre punti di digitopressione raccolti in quella zona. Per essere sicuri di aver localizzato correttamente il punto, apri e chiudi la bocca per varie volte. Devi sentire il movimento nei muscoli macellari. La pressione che applichi a questo punto deve essere costante e né troppo forte né troppo lieve. Continua a premere su questo punto per circa 3 minuti. Questo ti aiuterà a tenere sotto controllo i morsi della fame e l'appetito. Inoltre migliorerà sensibilmente la tua digestione. Stimolando i punti di pressione sull'orecchio, non solo perderai velocemente i chili di troppo, ma ridurrai anche la tensione che si accumula sui muscoli masticatori. Questo metodo è efficace anche quando hai mal di testa, otite o infezioni all'orecchio. Agendo sui punti di digitopressione è importante fare tutto correttamente. Ad esempio, se serve premere su due punti situati su lati opposti del tuo corpo, bisogna farlo simultaneamente. Applica allo stesso tempo per massaggiare entrambi i punti. Applica anche la stessa forza, di solito media, per massaggiare ambedue i punti. Trova il tipo di pressione che ti viene facile applicare, ma non premere mai troppo forte. Ricorda anche che premendo troppo debolmente agirai solo superficialmente sulla pelle. Al tempo stesso non devi sentire le ossa o il battito cardiaco sotto le tue dita. Applicando una pressione media sentirai invece solo le articolazioni e i movimenti dei muscoli. Questa è la pressione giusta da applicare. Il miglior ambiente in cui andare a stimolare i punti di digitopressione è in qualche luogo calmo e tranquillo, anche se non si tratta di una condizione necessaria. Puoi praticare la digitopressione a casa, in ufficio, quando fai la doccia o quando sei già a letto di sera. Oltre ad apportare straordinari benefici per quanto riguarda il tuo peso, la digitopressione ti farà sentire più in forma e in salute. Avrà un effetto calmante sulla tua mente e sui muscoli, ti farà guarire più in fretta da malattie e disturbi mentali. Tonificherai inoltre i muscoli facciali, migliorerai la circolazione del sangue e rilascerai le tensioni muscolari. La digitopressione rende l'organismo più forte, così da essere più resistenti alle malattie e aver bisogno di meno medicinali. Devi però tenere presente che la digitopressione non farà miracoli se non le abbinerai uno stile di vita più sano. Cerca di combinare questo rimedio tradizionale cinese con tanta attività fisica e una dieta sana. Includi nella tua dieta più cibi organici e antinfiammatori, come bacche, frutta secca e verdura. Dai un taglio invece a tutti i prodotti confezionati e industriali. Impara o migliora le abilità necessarie per cucinare a partire da zero, mangiando più frutta e verdura. Questi prodotti, così come i cereali integrali, dovranno costituire i due terzi della tua dieta. Contengono infatti fibre e antiossidanti necessari per combattere le infiammazioni. Cerca di diminuire anche il tuo consumo di carni rosse. Se vuoi mangiare carne bovina, prendi solo il filetto. Se vuoi mangiare pollo, prendilo senza pelle. Basta con i grassi saturi. Dovrebbe esserci non più del 7% di grassi saturi nel tuo consumo giornaliero di calorie. Mangiare più pesce sarà un'ottima fonte di grassi omega 3, vale a dire grassi capaci di contrastare i processi infiammatori. Le scelte migliori sono tonno, sgombro, salmone, sardine e trote. Se proprio non hai tempo per andare in palestra, cerca di condurre comunque una vita più attiva. Fai passeggiate al parco, nuota, fai lezioni di danza, usa la bici per spostarti e andare al lavoro. Hai già avuto l'esperienza salutare dell'agopuntura o della digitopressione? Se sì, raccontaci com'è andata nei commenti, qui sotto al video. Ricorda di mettere un like e condividere il video con gli amici. Clicca su iscriviti e unisciti al lato positivo.